Amici giallorossi di tutto il mondo e l'universo, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video di Max from the Beach. Oggi è mercoledì 14 agosto, ci avviciniamo a Ferragosto, che è capo d'inverno, come diceva mia nonna, quindi insomma l'estate, ahimè, volge, soprattutto quella in vacanza, al mare, in spiaggia, volge piano piano al termine, ma non ci pensiamo ancora, abbiamo ancora qualche giorno di sole, di bagni, di spensieratezza per poi tornare alla vita di tutti i giorni, ma fra quattro giorni si scende in campo e ci sono cose di cui discutere prima di scendere in campo, perché insomma una, come sapete, come immaginerete, una notizia fa molto scalpore e preoccupa molto i tifosi della Roma. Allora, prima di iniziare a parlare degli argomenti di oggi, vi ricordo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete un bel like, un sacco di like, commentate, ditemi cosa ne pensate di ciò di cui vi parlerò in questo video e condividete con gli amici. Se volete, potete sostenere il canale abbonandovi. In più avete anche a disposizione il mio canale WhatsApp, dove insomma ci divertiamo con sondaggi e anticipiamo news di iniziative del canale, sia mie personali come Max, sia con i miei amici. E abbiamo ieri deciso di avventurarci in questo Fantamax, faremo un fantacalcio, se ci riusciamo, se ne occuperà Gianfranco, faremo un fantacalcio del canale, quindi sarà molto interessante, divertente, insomma nei prossimi giorni, io credo primi di settembre potremmo partire, però vi aggiornerò comunque nei video e nelle live. Vi ricordo domenica la live reaction di Cagliari-Roma, iniziamo subito col botto il campionato, quindi mi raccomando collegatevi domenica sera 20:40 circa, iniziamo Cagliari-Roma, l'esordio della nuova Roma di De Rossi, la prima Roma fatta da De Rossi, quantomeno in parte. Importante partire col piede giusto, non sarà facile perché Cagliari è sempre stato un campo ostico per noi, l'ho detto anche nel precedente video, seppur nell'ultima stagione insomma la Roma ha vinto 4-1 all'Unipol Domus e 4-0 in casa, con una squadra che poi è stata insomma miracolosamente salvata da mister Ranieri. Allora ragazzi, è l'argomento principale, non può essere che questa telenovela di Dybala con la rabbia, purtroppo è una telenovela d'agosto, nel senso che stanno uscendo fuori notizie che preoccupano e soprattutto fanno cadere dal pero, diciamo così, i tifosi della Roma, perché insomma Dybala che si spreme per far venire sulle la capitale insieme a Paredes per giocare insieme, che coppia con Sulè, Dybala dietro la punta, Dybala falso 9, a fianco Sulè il Sharawi oppure il nuovo giocatore che sembra essere Boga alla fine, che arriverà come esterno alto a sinistra, eccetera eccetera, alla fine esce fuori che invece Dybala deve andare in Arabia, deve. Allora, io non ci credo, vi dico la sincera verità. Voi come sapete io non faccio finta di essere Fabrizio Romano o Gianluca Di Marzio come fanno altri, io faccio il tifoso da Roma e commento le notizie sulla Roma. Lo specifico nuovamente perché a me non mi piace prendere in giro nessuno, io sono vero, dico pure parolacce, a volte mi arrabbio, ma so vero, non so un personaggio costruito a tavolino da un'agenzia di marketing o magari studiando gli algoritmi dei social, quindi so vero, io faccio il tifoso da Roma, commento ciò che esce. A me mi pare una strunzata, dicevano uno di 3-3, no, vi ricordate? A me mi pare una strunzata. E a me sta storia di Dybala a me pare una strunzata. Però alcune cose mi fanno temere invece che tanto strunzata non sia. Alcune coincidenze, no? Dybala che parte sempre dalla panchina ogni amichevole con 2M, amichevole, soprattutto l'ultima, no? Con l'Everton, che doveva essere
insomma, l'amichevole principe della pre-season, perché tu vai a giocare con una squadra comunque de Premier, se presume che tu provi dall'inizio l'11 titolare che c'è in testa in quel momento, e Paolo Dybala non c'era. Però questo potrebbe, non lo so, un affaticamento muscolare, che sarebbe una novità per Dybala, e che sarebbe poi magari, no, a monte di tutto questo ragionamento, di questa volontà di Dio, sai che c'è, se ci danno 20 milioni damoglielo, perché tanto ci si rompe ogni 20 giorni. Quindi queste potrebbero essere, a mio avviso, delle prove che Paolo Dybala, insomma, essendo comunque ammirato logicamente come calciatore, campione del mondo, come fuoriclasse, perché Paolo Dybala, nonostante i problemi fisici, è un fuoriclasse, quantomeno è il fuoriclasse di questa squadra, è normale che sia desiderato dagli arabi, che stanno, come sappiamo, cercando di portare il più talento possibile nella loro lega, per cercarla di farla diventare un campionato appetibile anche a livello commerciale, no? È ovvio che l'obiettivo è quello. Io non sono convinto manco di questo, gli arabi tanto hanno talmente tanti soldi che possono fare le scommesse che gli pare. Io l'ho sempre detto, secondo me l'Arabia, dall'altra estate lo dico, è la nuova Cina, cioè sarà un campionato che durerà come un gatto un tangenziale, no? Perché non è una questione solo di appeal del giocatore, è una questione pure di stati, di passione che devi generare comunque anche nel luogo dove la svolgi. Tu non puoi pensare di fare una lega araba e vende solo i diritti all'estero, se lì da te non gliene frega un cacchio a nessuno, girano gli cammelli, se fanno arghile nel deserto dentro le tende, cioè stiamo a parlare, per carità, sono usanze che io rispetto, paese che vai, usanza che trovi, ma è una situazione, una, come dire, un paese dove secondo me non può attecchire anche per numeri. L'Europa resterà per sempre, a mio modo di vedere, a meno che ci saranno, voglio dire, in estinzione come i dinosauri in Europa, l'Europa sarà per sempre la terra del calcio, ragazzi. La terra del calcio vero, del calcio importante, del calcio che guardano in tutto il mondo. Non potrà mai esserlo, ripeto, una nazione che ha altre usanze, altri interessi. Quindi gli arabi stanno a provare a fare questo, anche i cinesi avevano tante risorse, sicuramente non tanto come gli arabi, però ripeto, poi il discorso, e poi i cinesi erano 1 miliardo, il discorso è poi il seguito che porta questo sport. Non ci sarà mai il seguito che c'è in Italia, in Spagna, in Inghilterra, nella stessa Germania, anche in Francia che oltretutto fa sempre fatica a rendere il suo campionato interessante, no? L'ha sempre fatta nel tempo, poi con l'avvento appunto degli emiri sul Paris Saint Germain hanno sicuramente acceso i riflettori su una squadra che è partita con acquisti roboanti e già, come vedete, piano piano negli anni sta modificando un po' l'atteggiamento, perché comunque sia, poi dopo, no, non è che tu poi tutti gli anni spende 1 triliardo e incassarne uno, te devi fermare, devi cercare pure altre strategie che siano più vincenti, perché poi riempire la squadra da campione, abbiamo visto nel tempo che non porta di sicuro al successo. Quindi io, questa storia di Dybala, ieri un vertice tra gli agenti, la società, ci può essere. Sappiamo per certo che il giocatore vuole continuare a stare quantomeno nel calcio che conta. Cioè, se fosse arrivata un'offerta dal Liverpool, dallo United, dal City, dall'Arsenal, dal Barcellona, dal Real, dall'Atletico, allora magari Paolo avrebbe, no, un pochino fatto così e detto: che faccio, sono campionati che mi affascinano, l'ha detto, no, un paio di mesi fa, che faccio, faccio questa esperienza come conclusione della mia carriera e poi magari, non lo so, me vado a pia liquidazione in Arabia oppure me ne torno in Argentina. Quello poteva essere, ma qui io non credo proprio che Paolo sia interessato, è un giocatore di una classe troppo elevata e che ancora può dare tanto al calcio italiano, ma al calcio in generale
che può pia una decisione così a 31 anni. Poi, ripeto, nel calcio tutto può succedere, soprattutto nel calcio mercato. E le cose cambiano all'improvviso come queste voci improvvise, no? Abbiamo fino al 31 Temuto, oddio, meno 8 alla clausola, soprattutto i siti che scrivono sta cosa, meno 7, meno 6 alla clausola, nessuna esercitata, ma arriva la rabbia, abbiamo pagato 10 milioni e ne paga quanto ne chieda a Roma, quanto potrà chiedere a Roma uno come Dybala? Almeno 20 milioni, no? Visto pure l'ingaggio che prende, eccetera. È ovvio che la Roma dice non riesco a venire Abraham, devo fare. E, come dire, la spending review pensa a Paolo, dice a questo punto mi gioca a metà delle partite, mi costa una cifra, mi venno lui e con lui ci compro un altro. E magari Tammy Abraham, che è più giovane, prova a vedere se quest'anno quantomeno rivaluto e lo vendo la prossima estate. Il ragionamento può filare, però ripeto, non fila tutto il resto che hai fatto prima, no? E che gli hai fatto fa prima a Dybala. L'operazione di convincimento con Sulé, ora esce anche che è in doppione, che Sulé è in doppione di Dybala. Io ripeto, secondo me Dybala a 31 anni non ce l'ha in doppione, è un giocatore che deve avere la libertà di muoversi, e questo Daniele De Rossi, io devo dire, penso che lo sa, è un giocatore che te può fare la giocata, l'apertura, lo stop. Se tu perdi Dybala, parliamo pure in sordoni, ma chi te lo fa questo? Sulé sì, ha fatto quel passaggio bello e quell'imbucata Pellegrini che ha segnato nel vantaggio con l'Everton a Goodison Park. Però voglio dire, Dybala è un altro livello, te dà pure un'altra certezza. Siamo d'accordo sul discorso infortuni, però ripeto, io secondo me è inverosimile che la Roma se voglia privare Dybala a 5 da ieri, se ha fermentato, no, sto rumors, a 5 giorni da inizio del campionato. Ripeto, ci stanno tante, Abraham che non si riesce a bene, tante motivazioni, bisogna risparmiare ingaggio, bisogna che entrano anche i soldi di cartellini dei giocatori, perché poi devi andare a investire su questi 3-4 pezzi che ti mancano. Ma se vendi Dybala, devi comunque sostituirlo Dybala, ne devi un altro. E adesso chi ci può essere al posto suo? Io veramente non lo so, quindi... Oltre a non essere d'accordo, io ad oggi non ci credo. Poi, ripeto, da tifoso mi rendo conto, da tifoso maturo, che purtroppo questo è un calcio, no? Calcio mosso dal dio denaro, dagli interessi, dagli sponsor, sponsor tecnico, e quello da borsa che entrano e dai cuffiette, eccetera, quindi può succedere tutto. Però io vi ripeto, non ci credo che all'improvviso sia questo. Però ci possono stare alcune cose che ho elencato, come il fatto di risparmiare ingaggi pesanti, quindi non riesce a venne Tammy, sai che la rabbia vuole Dybala e provi a piazzarlo. Però ripeto, secondo me è un grandissimo autogol. Anche De Rossi ha dubbi sul tot di presenze che può fare Dybala, ma non credo che abbia dubbi sulla classe che ha Dybala. Se tu vuoi costruire una squadra che logicamente dovrà andare in maniera graduale verso le prime posizioni del campionato, se lo vuole fare, perché poi questo ce lo devono dire Friedkin, perché se noi volemo solo partecipare, allora vi Dybala o via 0, venni a 20, vi quell'altro via 0, via 20, vi quello a 21 anni a 10 milioni, te fa una stagione dopo, venni a 50 e quindi torniamo all'era pallotta. Ragazzi, che cambia? Torniamo all'era pallotta, cioè abbiamo i vari Rudiger, abbiamo Salah, abbiamo Pjanic, abbiamo Marquinhos, Benadiana, anno e Toria, cioè capito, torniamo all'era pallotta. Però quello vuol dire che ogni anno tu ricostruisci, e poi però voglio dire, Dybala se ne va, però poi dove la scocca da sesto posto rimane, boh, misteri della fede. Vabbè, comunque ne parleremo nei prossimi giorni, perché secondo me questa telenovela non finirà a breve, ci avrà diverse puntate. Non so, spero che sia solo una stagione che finisca, perché io personalmente Dybala o stadio me lo voglio vedere, quelle poche volte magari che giocherà, ma me lo voglio vedere. Però ripeto, non decido io purtroppo, e quindi stiamo in balia degli eventi, ragazzi, aspettiamo, vediamo cosa succede. Voi ditemi cosa ne pensate di questa situazione Dybala, se secondo voi, partiamo dal discorso se è vera oppure no, dopodiché individuiamo le vere ragioni che ci possono stare
dietro una decisione da parte della Roma del genere, no? Quella di voler vendere il suo talento più cristallino. Vabbè, allora in uscita sul Bakken all'Empoli è andata, ieri Darbo presentato dal Frosinone. Ora le altre due uscite, una è sicura, Oliveras, è arrivata il tweet di Fabrizio Romano pochi minuti fa, prima che iniziassi a registrare questo video. Oliveras va alla Dinamo Zagabria, insomma, ne parlavamo qualche settimana fa quando era a Roma. Insomma, alla fine, Doana Arabia, alla fine invece si era trovato st'accordo, perché il ragazzo non voleva andare, si era trovato st'accordo con la Dinamo Zagreb, a quanto pare adesso si è perfezionato. Quindi Oliveras pure salute va alla Dinamo Zagabria. Non sono andato a vedere nel dettaglio il costo dell'operazione, però se non ricordo male era una cifra, insomma, una cifra che aiuta poco, no? Per quanto riguarda sia gli acquisti, sia soprattutto a livello d'ingaggio il risparmio della Roma, però sicuramente è una plusvalenza, perché ragazzo, io non mi ricordo se è stato preso a zero o comunque a pochi euro, e quindi per la Roma è una plusvalenza che nel gioco dei bilanci, ma questo lo sanno i commercialisti, insomma gli esperti di questi giochetti, sicuramente fa bene alle casse della Roma. Dicevo, ora sembra che anche Cumbulla sia sotto i riflettori da parte dei dirigenti del DS dell'Empoli, e lui non è molto convinto, però ritengo che, insomma, alla fine, capendo che non ha molto spazio in squadra, potrebbe anche accettare di ripartire da lì e provare a vedere se riesce a tornare un giocatore di livello da Serie A, magari da livello, ecco, Verona-Empoli. Il discorso, la mia preoccupazione è l'ingaggio di Cumbulla, che sicuramente l'Empoli non potrà offrire di coprire interamente. Shomurodov sembra destinato all'Atlanta, quindi all'MLS, l'ho detto bene, e vediamo cosa accade. Sembra a titolo definitivo, ovviamente, perché negli Stati Uniti non è che fanno il prestito, però aspettiamo. Questo sarebbe veramente una grande operazione da parte di Ghisolfi, perché comunque Shomurodov anche ha un peso abbastanza importante sul bilancio giallorosso. L'ultima, e poi vi saluto, Soumaré sembra volere solo la Roma, il centrocampista dell'Leicester, insomma, vuole la Roma, è interessato a venire a Roma, ha parlato con Ghisolfi, sicuramente anche con De Rossi, ha espresso questa sua volontà, la sua società, appunto, è Leicester che però preferisce venderlo in Francia al Monaco e Lione, che fanno offerte, insomma, più, come dire, più generose, diciamo così, più alte al club. Però poi sappiamo che in questi casi, ragazzi, come è successo per Sule, come è successo per Dobbik, la volontà del calciatore alla fine fa la differenza. Quindi Soumaré sembra molto vicino, e poi durante insomma i primi minuti del video vi ho parlato di Boga, la Roma si è rilanciata a piedi pari su sto ragazzo, vecchia conoscenza del calcio italiano, ricordiamolo, Sassuolo, Atalanta. Sembra insomma che ci siano buone opportunità di vederlo vestire la maglia giallorossa, però ripeto, prima bisogna far uscire qualcosa. Il problema è che devono uscire giocatori che portano contanti. Ad esempio anche Bove continua ad interessare la Viola, la Fiorentina. La Roma sembra aver abbassato un po' le pretese, forse a 13 potrebbe lasciarlo partire. Io ripeto, per me è un grande errore, però purtroppo non possiamo farci nulla. La società decide quello che si fa anche in termini economici. È ovvio che non possiamo pretendere di vendere Shomurodov a 20, Cumbulla a 15, Sorbacken, ecco, cioè, per dire, il diritto di riscatto, mi pare, o l'obbligo di riscatto l'Empoli, ma credo il diritto a 3 milioni e mezzo. Darbo ci sarà solo una percentuale in caso di promozione, ci sarà un premio per la Roma, però non puoi pretendere di vendere questi giocatori a 5, 10, 15 milioni, no, è ovvio. Quindi cassa la devi fare con quelli che ci hanno più mercato, Bove, Zaleski. Purtroppo sembra non averne Cristante, che sta vicino ai 30, e poi insomma non,
al momento non sembra interessare nessuna società, anche perché c'è ancora un contratto ancora lungo e importante. Quindi ragazzi, dobbiamo aspettare e vedere cosa succede. Io sinceramente vi dico la verità e chiedo anche su questa mia convinzione il vostro parere. Io a sto punto mi accontenterei, vi dico la verità, del terzino destro titolare e basta, ed evitare stupidaggini del tipo Bove e Dybala. Dybala lo terrei perché a 31 anni secondo me ancora un anno o due dove può dare tanto alla nostra Roma. Bove è un talento, è un prospetto futuro, io non lo cederei così facilmente, come Zaleski, anche se Zaleski insomma lo vediamo, non c'è niente da fare, non torna lui, io non lo so che c'ha sto ragazzo, però anche su di lui punterei, ma sicuramente su Bove. Bove non lo lascerei veramente andare via, perché io in questo ragazzo ho visto tante cose che vidi in De Rossi nel lontano 2002-2003, quando esordì. Ho visto un giocatore che può diventare un grande del centrocampo della Roma. Mi dispiacerebbe molto vederlo andare via, soprattutto poi poche decine di milioni di euro, però il mercato di oggi è questo, ragazzi, c'è poco da fare. Vi saluto, vi abbraccio, mi raccomando, commentate il video, mettete like, iscrivetevi. Buona giornata, dai, che domani è Ferragosto, tutti a magna fuori. Ciao ciao, dal vostro Max.